Passioni senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino. E questa volta ti sbagli. Quando ho conosciuto tuo figlio, non sapevo neanche chi fosse. L'ho scoperto poco dopo e già mi ero follemente innamorata di lui. Però non capisco. Brando ha parlato con te di qualcosa. Ne so abbastanza da capire che mio figlio si è infatuato di te. Quindi, molto meglio finirla qui. Non credi, Ginevra? Io non mi lascio influenzare dal tuo fascino, dalla tua reputazione. Dalla mia reputazione? So quello che basta. So che sei solo una rivista e che ti sei sposata solo per convenienza. E Brando è mio figlio, il mio bambino, e voglio che sia felice. E impedirò a qualsiasi persona di farlo soffrire. Adesso sono qui per questo. E Brando sa di questa tua iniziativa? No, e tu non glielo dirai. Come vivi sono affari tuoi. Però la felicità di mio figlio è affare mio. Comprendo, sono una madre anch'io. Però credo che i figli debbano essere lasciati liberi nelle loro scelte. Questi non sono affari tuoi. Prima che la situazione vi sfugga di mano, tronca questa relazione, Ginevra. E scriviamo la parola fine. Questo solo sono venuta a dirti. Anzi, pronto? Mamma. Mamma, tranquilla, dai. Sì, mangio da te dopo. Tra poco sarò a casa. Sì, se devi andare al negozio, lasciami il piatto in caldo, ok? Scusa mamma, ma ora devo staccare. A dopo. Sì, perché devo sbrigare una commissione urgente per i miei lavori. Ciao, a dopo. Ma quella è... Gloria, aspetta! Gloria, ma dove scappi? Gloria! Maledizione. Era proprio lei. Oh, le allucinazioni stamane. Sì, quella era Gloria. O meglio, Daria Greco. Ricordo studentessa modello di giorno di giurisprudenza e squillo di notte della Napoli Bene. Tempo fa incastrò mio padre Cosimo per conto di quel bastardo di Tony Marasco. Quel filmetto a luci rosse. E con cui passai completamente ubriaco una notte di passione. E lei, ne sono sicuro. Signore! Non è il momento, piccolo. E poi non lo spicciolo con me. Ma non voglio i suoi soldi. E lei, Fabio De Santis? In persona, perché? Una ragazza mi ha detto di consegnarle questo biglietto. Ma chi? Dove vai? Aspetta! Se credi di aver avuto la missione questa mattina, non è così. Ero proprio io, Gloria. Ma so che mi conosci come Daria Greco ormai. Ti aspetto a Viale Augusto, al Civico 30. Ho preso un appartamento. Lì staremo tranquilli per parlare. Tu
tu sei l'unica persona al quale do un chiarimento e delle spiegazioni. Ti racconterò tutta la mia storia. Sei l'unico che quella notte non mi ha mai trattato come una puttana. È aperto. Avanti, Fabio. Lascia stare. Perché così sarà più facile dirti quello che devo dirti. Perché vuoi stare al buio? Perché tutte le cose importanti della mia vita le ho vissute nell'oscurità. Tutti conservano dei ricordi felici della propria infanzia. Che so, un albero di Natale, una festa di compleanno, la prima bicicletta. Invece, quello che ricordo io di quando ero bambina è una stanza senza luce. Una cameretta squallida di un appartamento di Napoli. I miei genitori erano in cucina, intenti come al solito a litigare, e mi svegliarono urlando, tirandosi gli oggetti. Dammi da mangiare, Fabio! Se vuoi mangiare, trovati un lavoro! Non ricominciare con la solita storia, basta, lo sai benissimo com'è la situazione! E già tanto che trovi le polpette, anzi, la carne macinata! Se non fosse per la signora Paleschi, non so proprio come andrebbe a finire! Non voglio favori dei Paleschi, hai capito? Ero terrorizzata. Non sapevo perché litigavano. Cercavo di non sentirli, ma non ci riuscivo. Poi una notte papà è andato via senza salutare. Non è più tornato. Ho pensato che fosse meglio così. In fondo, non volevo molto bene a mio padre. Non avevo niente da lui se non schiaffi o rimproveri. Se la mamma voleva spendere dei soldi per comprarmi un vestito che mi tenesse più caldo d'inverno, lui diceva che buttava via i soldi. Soldi che gli servivano per bere. Così non ho sofferto quando è andato via. E siamo rimaste sole, io e la mamma. Ce la saremmo cavata lo stesso. Lei aveva trovato lavoro in una palazzina. Lucidava e puliva le scale. Solo che questo lavoro non durò molto. Poi invece di mio padre che tirava oggetti e imprecava, cominciavano a venire degli strani personaggi che non avevo mai visto. Restavano 2 settimane, magari 1 mese, dopodiché se ne andavano. E mi davano degli spiccioli per liberarsi di me. E molte delle volte vedevano del liquore con mia mamma. E quando si ubriacavano, litigavano, spaccavano finestre, mobili, le sedie. Una volta mia mamma lanciò la mia bambola, quella con la faccia di porcellana, e si ruppe anche quella. Fu allora che imparai che qualunque cosa uno abbia rischia di andare in 1000 pezzi. Ma sai, dopo il primo il resto è facile. Non sono persone. E tu non sei una persona. È solo uno scambio. Di transizione. Eh sì. È come pagare un tassista, oppure mettere un gettone per una telefonata. Ma io questo allora non lo sapevo. Io pensavo, ma allora non pensavo, non sapevo neanche pensare. Sapevo soltanto sperare. Sono fuggita. E te lo immagini perché non volevo che mi succedesse un'altra volta. Con qualcuno di cui non mi importava. E così ho cercato di non ricascarci. Ho giurato di non caderci come una stupida. Ho trovato lavoro in un supermercato, lavoretti saltuari per mantenermi. Per ironia della sorte, finivo al turno di notte, oppure a fare gli straordinari col direttore. Rendeva di più che una giornata di lavoro. E non ci voleva nessuna abilità. Bastava essere una donna e nient'altro. Alcuni erano gentili con me, alcuni dicevano anche di amarmi, ma succedeva sempre prima, facevano anche dei progetti prima, ma poi svaniva nel nulla. Non succedeva mai niente di buono, solitudine e oscurità. E le speranze, beh, dissolte di nuovo, fino alla prossima volta. Ecco, è questa la verità. Credo che sia sufficiente. Ora lo sai. È questo il segreto che volevo dirti dal primo momento.
quello che mi faceva tremare i polsi, quello che mi faceva desiderare la morte. Fabio, la donna che amavi era un'illusione, un'invenzione. Non è mai esistita se non nei miei sogni ad occhi aperti, perché nei miei incubi al buio sono di nuovo lei, Daria Greco. E Daria Greco è una puttana, una prostituta. E quegli incubi sono la verità. Mi dispiace. La tua storia è molto triste, Gloria, o Daria, come diavolo ti fa chiamare. Tempo fa finimmo a letto insieme. Sì, è stata una piacevole parentesi. Era in un periodo in cui ero deluso da tutto e tutti. Ero stato anche tradito dalla mia ex Lavinia. Ma credo di non averti mai amata, sai? Un sognatore, un romantico non può amare una prostituta che è andata a letto anche con mio padre e con tutta la Napoli bene. E che distrugge anche matrimoni. Addio, Gloria. Buona fortuna per tutto. Ma l'ultima cosa. Non cercarmi mai più. Non ho bisogno di avventure occasionali. Adesso sai, sto frequentando una ragazza che ho conosciuto in uno dei miei viaggi di lavoro all'estero. E credo anche che sia la donna della mia vita. Brando, dobbiamo parlare. Oggi non è aria, dammi tregua, François. Ci pensavi di prima di fare tutto quello che hai fatto. Ah, io mi sarei comportata male con te. E tu che mi stacchi il telefono in fascia, metti giù le chiamate e non rispondi ai miei messaggi. François, non ti sopporto. Io rivoglio la mia vita, nient'altro. La tua vita è ancora collegata alla mia, mio caro. Sai, non ci posso credere. È così tanto tempo che siamo distanti, non viviamo più sotto lo stesso tetto, non puoi essere così cieca. Io non mi arrendo fin quando avrò vita. Solo la morte ci separerà. Chiaro? Tu sei pazza. Dici cose senza senso. Sono ben altre le cose senza ritorno che ci hanno separati. Vuoi che te le elenchi? Avanti. Dai tradimenti, alla slealtà, al tuo egoismo senza fine. Ma che cavolo stai dicendo, Brando? Non alzare la voce. Stacca. Io non ti sono mai stata infedele, invece tu sì. Io? Ma che dici? Sì, mare di volte, lo so. Ma non è affatto vero, non ti ho mai tradita con nessuno. Come no? E anche con quella parrucchiera del cavolo? O con la cameriera dell'alberghetto, magari? Ma che coraggio, rimprovere in me, non essere ridicolo. Non sei tu la vittima, François. Non riuscirai ad impietosirmi. Mi dispiace. No, aspetta, Brando. Dove vai? Ascoltami, Brando. Sbagli. Perché io sono la vittima. Perché vai in giro a fare il Don Giovanni con le donne più grandi di te? Non ce la faccio più a sentirti. Ora vieni con me e ti spiegherò perché non ti amo più. Avete ascoltato Passioni senza fine 2.0. Voci protagoniste: Maria Rosaria Virgili, Ginevra e François, James Lamotta, Fabio De Santis, Fabio Sacco, Brando e Fabrizio, Gigliola Salvadori, Vanessa. Guest di puntata: Jessica Resteghini nel ruolo di Gloria, Daria Greco. Passioni senza fine 2.0 di Giuseppe Cossentino.